Se è vero che i franchising non sono tutti uguali, beh, lo stesso vale anche per il loro sviluppo. E questo non solo perché ogni brand si gestisce in maniera diversa, ma anche e soprattutto perché la loro offerta sul mercato influisce terribilmente sulla strategia di espansione che i brand sviluppano, o almeno dovrebbero. Mi spiego meglio. Come ho avuto modo di approfondire già in diversi video precedenti, l'espansione di un franchising, ed in questo caso mi riferisco proprio all'espansione territoriale, dipende da tutta una serie di fattori: prezzo di affiliazione, competitor e relative proposte, posizionamento, specializzazione nello sviluppo, comunicazione e un bel po' di altre cosine. Questo penso e spero ormai sia chiaro a tutti. Quello che però va considerato nel momento in cui si va a studiare una strategia di sviluppo, perché sì, le strategie di sviluppo vanno studiate a tavolino, è il tipo di risposta che quello specifico brand può avere nel suo mercato finale. È impensabile trattare allo stesso modo lo sviluppo di una pizzeria, di una gioielleria, di un centro estetico o di un negozio di vestiti, ma anche all'interno dello stesso food non è possibile generalizzare. Facciamo qualche esempio. Immaginate una di quelle proposte di street food che vengono in mente un po' a tutti nel momento in cui si pronuncia la parola franchising. Non lo so, una yogurteria, una piadineria, un'hamburgeria e tutte quelle altre IA che vi vengono in mente. Bene, queste proposte hanno in comune il fatto di proporre dei prodotti ad altissimo impatto sul mercato. E questo lo vediamo facendo riferimento ai tre elementi fondamentali in fatto di espansione: target, location e sviluppo. Ragionando sul target, ci rendiamo conto da subito che questi brand propongono prodotti stradiffusi. Chi è che una volta ogni tanto, per qualsiasi motivo, non ne mangia qualcuno? Assodato ciò, la seguente domanda da porsi è: dov'è che maggiormente di solito andiamo a cercare questi tipi di prodotto? Beh, nei centri commerciali, nelle vie commerciali, nelle città più grandi, anche nelle zone di aggregazione dei vari quartieri, ma anche nelle stazioni, negli aeroporti, nelle zone del business per la pausa pranzo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, target ampio e location svariate ci portano ad una densità di sviluppo decisamente importante. Penso sia intuitivo, no? Con un brand del genere possiamo ragionare praticamente su tutto il territorio ed immaginare quindi uno sviluppo con dei numeri piuttosto corposi. E queste sono le situazioni facili. Piace a tutti, si apre dappertutto, i numeri sono alti. Che ci vuole? Strategia di espansione a tappeto. Il problema sta nel fatto che questa strategia, se vogliamo chiamarla così, viene applicata dai franchisor più inesperti a tutti i settori di mercato, con risultati a volte più che catastrofici. Prendiamo ad esempio un brand che lavora sempre nel food, ma magari fa qualcosa di particolare. Non lo so, immaginate un format che lavora con gli alcolici, con gli aperitivi. Secondo voi può valere per questo tipo di brand la stessa strategia di una piadineria? Ragioniamoci su. Prendiamo il target e intanto eliminiamo quello troppo giovane o quello troppo attempato. In questo caso poi dovremo andare a considerare anche la fascia oraria di lavoro. Se vendo alcolici non farò certo colazioni o pause pranzo. E questo di conseguenza ci porta alle location. Non potrò aprire ovunque, ma probabilmente dovrò concentrarmi esclusivamente alle zone di movida. Ed ecco che di conseguenza lo sviluppo territoriale viene tradotto in pochissime aree altamente strategiche. Non posso più pensare di aprire ovunque, ma dovrò concentrarmi in ogni singola città solo nelle zone in cui, nell'orario in cui sarò aperto, avrò un pienone di persone decisamente in target. Strategia quindi che si trasforma in location ben specifiche e probabilmente predefinite. Ma usciamo dal food e proviamo ad esempio un brand di retail, magari di preziosi, ma potremmo dire anche di abbigliamento. Bene, anche in questo caso dovrebbe essere abbastanza intuitivo capire che la strategia a tappeto non la posso usare. Mi serviranno delle vie altamente commerciali, magari dove c'è una forte presenza di altri brand, anche competitor, che però concentrano e richiamano in quella determinata zona anche il mio target di riferimento. Strategia quindi che anche in questo caso si traduce in una selezione di location utili e con specifiche caratteristiche. Insomma, il concetto credo ormai lo abbiate capito.
Se penso all'espansione del mio brand, non posso lasciare al caso lo sviluppo territoriale, ma dovrò studiare una strategia ben precisa che tenga conto del mio specifico target di riferimento e di conseguenza definisca le location tipo migliori in cui andare ad aprire. E a chi non soddisfa queste caratteristiche, beh, dobbiamo anche imparare a dire di no.